Per arrivare alla meta è necessario iniziare il cammino. E perché questo cammino sia condiviso, è necessario a volte impastare nel fango i nostri piedi con quelli di altri uomini. I volti degli uomini e delle donne, volti belli, volti sofferenti e segnati dal duro lavoro, volti sorridenti, volti dagli occhi profondi. Tutti questi volti chiedono a noi, che spesso viviamo nel più assurdo egoismo, che ci facciamo fratelli con loro, perché i loro volti, come i nostri, sono immagine del volto di Cristo. San Gaetano Enrico usava dire ai suoi missionari che partivano: andate, annunziate il Vangelo, predicate l'amore dei Sacri Cuori, convertite le anime. Io rimango qui a pregare per voi. Questa preghiera è stata la forza che ha accompagnato i missionari dei Sacri Cuori nel lontano 1982, quando si misero in cammino per la prima volta verso l'India. L'India, terra bellissima, dove la natura è un vero e proprio inno al creato. Una terra colma di tradizioni, profumi, colori, scrigno di una civiltà antichissima. L'India è una repubblica federale costituita da 29 stati. La popolazione è di oltre 1 miliardo di persone. Anche se l'hindi è la lingua ufficiale, vengono parlate 18 lingue. La maggioranza della popolazione è di religione indù, con una grande presenza di musulmani e una piccola percentuale di fedeli di tutte le altre religioni. L'India è una nazione che si sta sviluppando tumultuosamente in ogni settore. Tuttavia, il tasso di alfabetizzazione è solo del 52%. Attorno alle grandi città sorgono milioni di villaggi dove la gente vive ancora immersa nelle proprie tradizioni e non vi è quasi traccia della moderna tecnologia. Qui la popolazione è impegnata quasi esclusivamente nell'agricoltura e la sua vita dipende dai frutti della terra, che a loro volta dipendono dall'abbondanza di acqua nella stagione delle piogge. È una vita durissima, che non ammette riposo, la quale ogni giorno porta con sé un grosso punto interrogativo. In questi luoghi la povertà si tocca con mano. Le abitazioni sono fatte per lo più di fango e di foglie di palma intrecciate. Le strade, polverose nella stagione secca, diventano un fiume di fango in quella piovosa. Nel villaggio, l'acqua si attinge ad una fontana comune in determinati momenti della giornata. Il tenore di vita è semplicemente quello di chi ogni giorno lotta per sopravvivere. Tuttavia, malgrado la povertà, l'India rurale è abitata da un popolo altamente socievole e pieno di fede.
Una delle espressioni più belle della cultura e dell'animo del popolo indiano è la danza. In essa si esprime sofferenza, gioia, ma soprattutto il rapporto di ogni persona con il proprio intimo, con la natura e con Dio. Ogni gesto, ogni colore, ogni sguardo sono colmi di significato e trasmettono allo spettatore esperto un messaggio di profonda ricerca dell'infinito. La danza serve per pregare, per dare il benvenuto, per offrire un messaggio. Mentre la danzatrice si cimenta in movenze gentili e toccanti, lo spettatore viene trasportato in un mondo irreale, quasi a dimenticare ciò che lo circonda. Il messaggio della danza si imprime nell'animo più delle parole. Non vi sono movimenti improvvisati, ma ogni gesto segue delle regole, assunte nel tempo e nate dalla genuina espressività della gente. In India, i missionari dei Sacri Cuori lavorano in due missioni. Kuchipudi, in Andhra Pradesh, uno stato nel centro del paese. La seconda missione è in Thirumpuram, in Tamil Nadu, uno stato nel sud dell'India. La prima è una missione formata da un villaggio centrale e 7 sottostazioni missionarie. La seconda è formata da 4 sottostazioni missionarie. La maggior parte della gente proviene dalle caste basse. La nostra attività, oltre all'annuncio della parola di Dio e dell'educazione alla fede, si basa sulla elaborazione di un piano per la promozione umana e socio-economica delle famiglie. Puntiamo sul miglioramento dell'ambiente di vita, sull'educazione sanitaria, sulla creazione di possibilità e opportunità lavorative. Costruiamo nuove case in muratura perché le attuali, fatte di fango e foglie di palma, vengono spazzate via dalle grandi piogge e, ultimo, ma più importante impegno, diamo l'adozione a distanza dei bambini perché attraverso lo studio possano avere un futuro migliore ed inserirsi a pieno titolo nella trasformazione della società. Per questo che abbiamo costruito, nel corso degli anni, una scuola in ogni missione. A molti bambini paghiamo la retta scolastica. A tutti compriamo libri, quaderni, penne, un ombrello, la divisa scolastica e per alcuni provvediamo anche al cibo. I bambini rimangono nelle nostre scuole sino al pomeriggio. Durante l'anno ci sono giornate dedicate solo a loro e durante l'estate organizziamo campi estivi. I bambini rimangono con noi alcuni giorni e per loro provvediamo a tutto. Noi siamo convinti che un avvenire diverso per una nazione sia possibile soltanto se si iniziano a preparare da oggi le future generazioni. L'associazione Padre Gaetano Enrico ha iniziato il suo cammino di sostegno all'attività dei missionari dei Sacri Cuori nell'anno 2006 e grazie alla bontà e alla generosità di tanti, sino ad oggi ha potuto realizzare la costruzione di 21 case, moltissimi bagni nei villaggi, un'attività di formazione delle donne nella conduzione della famiglia. Abbiamo organizzato l'adozione a distanza di oltre 1000 bambini. Sosteniamo 2 scuole e siamo pienamente coinvolti nel compito, difficile ma esaltante, di aiutare le persone che ci sono state affidate a sconfiggere una situazione socio-economica precaria e gravosa.
Nel 2007 un gruppo di 20 persone dall'Italia si è recato in India e ha potuto toccare con mano i progressi fatti e la fruttuosa presenza dei missionari. Hanno incontrato anche i bambini partecipanti al progetto di adozione a distanza. Hanno condiviso con loro un po' di tempo e anche a nome vostro hanno donato loro qualche carezza. Al ritorno erano felici di aver fatto una bellissima esperienza. Cari amici, il vostro aiuto raggiunge non solo l'India, ma anche la Nigeria e precisamente Owerri, una città nel sud di questo grande paese africano. La Nigeria è un paese dalle intatte bellezze naturali, quasi tutte da scoprire. Ha una popolazione di oltre 138 milioni di abitanti. Il 48% della popolazione è musulmana, il 34% cristiana. Nella moderna Nigeria sopravvivono alcune delle più antiche tradizioni culturali e artistiche dell'Africa. Nel 1830, i missionari introdussero un sistema educativo di tipo occidentale. Ma anche oggi le scuole sono del tutto insufficienti e il tasso di alfabetizzazione raggiunge a malapena il 70%. Il paese è diventato indipendente nel 1960 ed è diviso in 36 stati federali. L'economia nigeriana, un tempo prevalentemente agricola, dagli anni 70 del secolo scorso dipende principalmente dal petrolio e dal gas naturale. La storia della Nigeria è una storia lunga e dolorosa, attraversata frequentemente da conflitti etnici, tribali e religiosi. L'Africa era il sogno missionario del nostro fondatore San Gaetano Enrico, che aveva chiesto ed ottenuto da Propaganda Fide di inviare lì i suoi missionari. La morte non gli permise di realizzarlo. Quel sogno lo hanno realizzato i suoi figli. Oggi, nella città di Owerri, operano due sacerdoti indiani, 7 sacerdoti nigeriani, 11 studenti di teologia e 21 studenti di filosofia. Il 19 febbraio del 2009 è stata inaugurata la prima casa dei missionari. In questi anni i missionari si sono impegnati molto per lo sviluppo religioso e sociale della comunità che vive intorno a loro. Non hanno una chiesa, ma la domenica nel cortile della casa di noviziato e lungo la strada adiacente si riuniscono oltre 400 persone per partecipare alla Santa Messa. I missionari sono vicini alla gente e ai loro problemi, non solo con le parole, ma con aiuti concreti, anche economici. Si sono impegnati nello sviluppo energetico nei villaggi attraverso la donazione di impianti e lampade solari, per permettere alla gente di lavorare anche a casa e ai bambini di studiare. Hanno avuto attestazioni di riconoscimento dello stesso governo. L'impegno dei missionari è rivolto soprattutto ai bambini. Per loro la casa è sempre aperta. Li preparano a ricevere i sacramenti e nel tempo libero organizzano corsi di lavoro manuali ed artistici, corsi di musica e di danza. I bambini hanno la danza e la musica nel sangue
È bellissimo vedere come già in tenera età, senza che nessuno glielo abbia insegnato, siano in grado di esprimersi musicalmente attraverso la danza, che è espressione dei sentimenti più belli dei loro cuori. Quando i bambini danzano, ti commuovono, ti coinvolgono, ti offrono un messaggio di fraternità e sembra che tutto il creato danzi con loro. La danza viene usata anche nella liturgia e non c'è occasione che non venga celebrata con danze, a volte frenetiche, a volte così dolci, che ti inteneriscono il cuore. Grazie all'aiuto di tanti di voi, abbiamo comprato per ciascuno di loro tavoli, sedie, lampade solari, perché i bambini possano studiare. L'Indonesia è una terra bellissima. Si estende su 17.000 isole. Affascina con la sua storia e le sue tradizioni che la rendono interessante dal punto di vista culturale e artistico. La musica con i suoi strumenti tradizionali e la danza con le sue movenze eleganti e armoniose ci aiutano a comprendere e a rivivere la storia di questo popolo. I templi con le loro cerimonie tradizionali ci riportano ai fasti di una civiltà a noi sconosciuta. L'arte e l'artigianato manifestano l'originalità e l'indole artistica del popolo indonesiano. La popolazione dell'isola di Kupang è una delle più povere dell'Indonesia e proprio qui i missionari, nell'agosto del 2006, hanno iniziato il loro cammino. Gli abitanti di Kupang, una delle 33 province dell'Indonesia, sono circa 6 milioni, con una percentuale di cattolici del 66%. Il 12 ottobre 2009, in occasione del primo anniversario della canonizzazione di San Gaetano Enrico, i missionari dei Sacri Cuori hanno inaugurato la loro prima casa in Indonesia. Oggi siamo impegnati a formare i missionari dei Sacri Cuori del luogo perché possano essere d'aiuto e di sostegno in ogni espressione della vita del popolo dell'Indonesia. I missionari si prodigano in molteplici iniziative di promozione umana e sociale, confidando che il loro impegno possa contribuire ad innalzare il livello di vita delle popolazioni che li hanno accolti. Come nelle altre missioni, il primo scopo è quello di educare i bambini. Cari amici, i volti che avete visto in questo filmato sono i volti dei bambini che voi aiutate, ai quali offrite una meravigliosa opportunità per il loro futuro e se hanno un grande desiderio di conoscervi. Quando nei miei viaggi parlo di voi, i loro occhi brillano nell'apprendere che c'è qualcuno che li ama e che condivide la loro esperienza. Noi vi ringraziamo di tutto quello che fate con tanti sacrifici. Ci auguriamo che attraverso di voi seguiranno il vostro esempio sino a creare una lunga catena di solidarietà. Siate felici di aiutare il mondo missionario. Il missionario offre se stesso per i fratelli, ma senza il vostro aiuto potrebbe fare ben poco. Aiutiamo i missionari. Amiamoli come Gesù. Preghiamo per loro, perché le miserie del mondo non rattristino i loro cuori. Thank you.
E ricordiamo sempre: chi diffonderebbe il mio amore se tu non mi dessi il tuo cuore?